Innanzitutto direi dei dovuti ringraziamenti a Marco, soprattutto Marco Imperadori, perché è stata sua l'idea di invitarmi per questo incontro che da un certo punto di vista mi emoziona perché lui me l'ha presentato un giorno perché non viene a raccontare la storia dei nostri uno dei nostri laureati eccellenti. In realtà io vi vorrei raccontare la storia, io spero, normale della crescita di un professionista che ha avuto in questo caso varie fortune. Prima di tutto, ed è questo, prima di iniziare, diciamo, questo racconto, vedrete abbastanza lungo di immagini forti e non, perché poi cercherò di farvi capire perché progetti visioni, perché ho cercato di dare un titolo che potesse avere e raccontare in pochi progetti il lavoro che stiamo conducendo da 12 anni, appunto, con Michele Rossi e con Park. Bisogna capire che la nostra professione ha bisogno, appunto, come diceva Marco, di gavetta, quella che è comunemente chiamata gavetta. La gavetta che cos'è? È incominciare a imparare a toccare il mestiere dal vivo e capire di che cosa si tratta. Sia io che Michele Rossi, abbiamo fatto entrambi un'esperienza abbastanza simile in questo, nel senso che siamo tutti e due cresciuti subito dopo l'università attraverso i linguaggi e la ricerca di altri professionisti, nel suo caso di Chipperfield e di De Lucchi, e nel mio caso appunto di Piano e di De Lucchi, studio nel quale non abbiamo mai lavorato insieme, ma in un certo senso ci siamo incrociati, e mi rendo conto che quando noi abbiamo deciso nel 2000 di fondare questo studio, dopo quasi 10 anni di lavoro intenso in altri studi di architettura, questa base di lavoro ci ha permesso proprio di avere un po' la sicurezza di iniziare il nostro percorso con, diciamo, una ricerca, perché chiaramente poi quando si inizia da soli devi incominciare a fare delle ricerche personali che devono essere indirizzate verso dei canali abbastanza definiti. Noi abbiamo avuto la fortuna all'inizio di fare un'esperienza molto interessante con un progetto che vi farò vedere anche, che è il progetto dei Credit Suisse, dei Financial Center del Credit Suisse, che ci ha dato credo, la forza e il coraggio poi di proseguire su tante altre strade. La caratteristica, direi, oggi del nostro studio è una sorta di trasversalità e di scale di intervento. Proprio Marco mi chiedeva di cercare di far capire questa cosa e di toccare tutte le scale di quello che può essere il nostro lavoro. E questo è un po' quello che ho fatto con questa presentazione che vedrete, che l'ho impostata in questo modo. Allora, si chiama Progetti e Visioni. Ho individuato 8 progetti e 8 visioni. Le visioni non intendo dire che sono dei progetti non realizzati, perché nelle visioni vedrete anche dei progetti realizzati, ma è proprio il senso di far capire un po' la forza del pensiero di tutte le volte che iniziamo un progetto. Quando si inizia un progetto, inevitabilmente si ha una percezione o una visione o il tentativo di raggiungere un obiettivo. Molte volte questo obiettivo non viene raggiunto, altre volte l'obiettivo viene raggiunto con la costruzione. Il vantaggio del nostro mestiere è proprio questo, cioè la possibilità di materializzare e di visualizzare delle visioni, dei pensieri che possono essere più o meno spinti. E proprio per questo io ho fatto una scelta di progetti che vedrete vanno da un ambito molto concreto a cose invece magari molto spinte, proprio per cercare di stimolare questa idea del pensiero che deve andare sempre molto in là. E volendo poi deve concretizzarsi in qualche cosa. L'altro elemento che vedrete mischiato in queste diapositive, ed è quasi, l'ho fatto un po' apposta, quasi per disorientare, un po' un modo per riflettere anche su altre cose, sono una serie di immagini che vedrete che si alterneranno in bianco e nero,
e che rappresentano una ricerca che io personalmente ho fatto all'interno del dottorato sulle architetture spontanee, storicamente riconosciute come architetture che hanno in sé dei connotati di intelligenza tecnologica. Cosa vuol dire? Sono tutte architetture che in qualche modo possiamo riconoscere in quanto tali, non sono firmate, ma rappresentano quello che in tutti i modi noi possiamo immaginare come un'intelligenza collettiva, possiamo un'intelligenza tecnologica collettiva, quasi da tramandare da generazione in generazione, così da avere delle tracce di corretta costruzione nell'interpretazione di quello che è il clima, di quella che è la situazione locale, il genius loci e tutto quello che appunto rappresenta l'architettura spontanea. In questo appunto ho trovato questa frase, secondo me molto bella, di Pietro Belluschi, che è un architetto italo-americano che ha operato negli Stati Uniti fino al 94, tanto per intenderci l'architetto che ha fatto il Lincoln Center, che in commento a quello che è stato una famosissima mostra del 65 al MoMA di New York, fatta da Rudovskis, che si intitolava Architettura senza architetti, e proprio questo era un suo commento su questa mostra, che è stato un po' una pietra miliare di quello che sto appunto, di queste immagini che vedrete, perché è stato il primo che è riuscito a individuare in questa traccia di architetture non firmate la forza della comunicazione, la forza della tecnologia e della qualità architettonica applicata a un manufatto, diciamo. Io tutte le volte che vedrete queste immagini non le commento, nel senso che vorrei che si commentassero un po' da solo, anzi vorrei che fossero un po' uno stimolo a pensare a quello che poi succede nella realtà delle cose. Allora, il primo progetto che racconto, che è la Visione 1, è un progetto molto particolare che noi abbiamo fatto un po' all'inizio della storia di Parche, era datato 2003 mi sembra, è un progetto visionario, cioè noi ci siamo domandati a un certo punto, sulla richiesta di un committente, ci chiedevano appunto di fare un'architettura molto spinta a Dubai. Quelli erano degli anni nei quali in quei luoghi si osava proprio lavorare su dei concetti quasi di esagerazione, a mio avviso, su tutto quello che potevano essere la tecnologia applicata all'architettura, le forme, i materiali. Noi allora, un po' stimolati da questa fantasia, abbiamo incominciato a pensare a un oggetto e a un'architettura che potesse in sé avere dei connotati assolutamente straordinari. E abbiamo quindi, questo doveva essere un hotel anche con un centro commerciale alla base, e abbiamo incominciato a ragionare sull'idea di un edificio sollevato da terra che potesse in qualche modo però generare al di sotto di questa piastra 60 metri d'altezza, generare attraverso la nebulizzazione di acqua e di ugelli, quindi che nebulizzano acqua attraverso queste colonne, le colonne diciamo che tengono l'edificio, generare uno scarto termico tra la parte esterna dell'edificio soleggiata e quella, diciamo, questa piastra al di sotto dell'edificio in ombra, poter generare in questo modo, in climi quindi secchissimi, uno sbalzo termico violento che in qualche modo permetta di innescare all'interno dell'edificio dei sistemi convettivi verticali che in qualche modo vanno ad aiutare le macchine, diciamo, questo
non è un edificio e non doveva essere un edificio totalmente autosufficiente, diciamo, che si autoalimentava attraverso o diciamo raffrescava attraverso questo espediente. Certamente però era un modo per aiutare l'edificio e le macchine al suo interno a lavorare e diciamo a diminuire quello che potevano essere degli impatti energetici violentissimi. Perché io vi faccio vedere questo progetto? Perché pur sapendo che questo tutto sommato rientra ampiamente nell'ambito di una visione pura e di una grande fantasia, in realtà questo progetto ad esempio è andato avanti per un anno e mezzo, noi ci abbiamo ampiamente creduto, il cliente stesso ci ha ampiamente creduto, siamo andati anche a Dubai, abbiamo fatto tutto quello che potete immaginare. La speranza di un progetto come questo ti fa pensare che possa succedere a un certo punto qualche cosa, un miracolo. Il miracolo non è avvenuto, ma è un progetto del quale noi spesso parliamo perché crediamo che abbia in sé quel grado di follia e un po' di, diciamo, osa quel tanto in più che ci è permesso poi magari oggi di fare dei progetti tipo il Cube, appunto, che ha citato prima Marco, dei progetti che tutto sommato sono molto coraggiosi o quasi hanno dei gradi di follia al loro interno. Questa follia, spesso poi controllata, porta il progetto ad avere una sua concretezza e ad essere realmente realizzato e visitato e visitabile. Il Credit Suisse, quello di cui parlavo prima, io l'ho chiamato progetto primo, progetto 1. Il Credit Suisse è stata per noi effettivamente una vicenda estremamente importante, perché ci ha dato la forza in qualche modo di strutturare il nostro studio e strutturarlo all'inizio concentrandoci su delle architetture, diciamo, d'interni che avessero un connotato un po' particolare. Diciamo che quello che noi cerchiamo di fare sempre nei nostri progetti è soprattutto evitare sin dall'inizio, e lo vedrete un po' nella tipologia di progetti, diciamo, di questa selezione che ho fatto, noi rifuggiamo qualsiasi stile, cioè per noi il progetto, ogni progetto è una storia a sé, va preso, va analizzato, va smembrato, le idee devono essere sempre approfondite, ma non esiste nessun tipo di approccio legato allo stile, è una parola che per noi non esiste. Il progetto ha delle problematiche che vanno analizzate e possono essere individuate in vari modi. Le problematiche di cui parlo possono in realtà essere anche il motivo di far innescare nel nostro meccanismo progettuale dei sistemi di valutazione di quello che è il progetto, che vanno in strade magari molto particolari. In questo caso ricordiamo che il Credit Suisse era un progetto del 2000, fine al 2003. Questi erano anni nei quali si incominciava a parlare veramente moltissimo di multimedialità. E noi che cosa ci siamo domandati, considerando il tipo di cliente e tutto sommato quello che ci chiedeva? Abbiamo voluto in qualche modo trasferire il concetto della multimedialità e della comunicazione attraverso le superfici e le forme all'interno dei luoghi di questi financial center. Cioè volevamo in qualche modo che le superfici iniziassero a parlare e a comunicare delle cose diverse, che non fossero semplici segnali riferiti al mondo della finanza o al mondo dell'economia. Quindi abbiamo coinvolto anche un gruppo di artisti, di visual artist, e coi quali abbiamo dato a loro delle piattaforme di grande libertà con le quali loro potevano far visualizzare i loro video e in qualche modo comunicare delle cose diverse da quella che una normale banca in quei periodi poteva fare.
La straordinarietà della cosa è che appunto, diciamo, l'attrazione verso queste superfici nella lettura dall'esterno verso l'interno creava logicamente stupore a chi le vedeva e in qualche modo un'attrazione ad entrare nei luoghi e a capire che cosa stava succedendo. Non ultimo poi, per quanto riguarda il Credit Suisse, abbiamo avuto anche l'opportunità, perché era un cliente molto particolare questo, di lavorare su diciamo una ricerca quasi ossessiva nei confronti dei materiali e della luce. Quindi abbiamo incominciato a capire come poter lavorare la luce artificiale e come integrarla sempre nel modo a nostro avviso più corretto possibile all'interno dei luoghi, e diciamo che questi sono i tre elementi fondamentali della ricerca di questo progetto, di questi progetti, quindi materiali, luce e multimedialità e diciamo comunicazione in qualche modo. Quelle che vedete sono una serie di immagini mischiate dei vari financial center che abbiamo fatto, che sono stati a Milano, a Berlino, a Francoforte, a Stoccarda e a Monaco. Devo dire, è stato un periodo molto intenso, perché praticamente noi vivevamo più in Germania che in Italia, però è stata anche un'avventura bellissima e che tutto sommato credo ci abbia anche portato molta, molta fortuna. Poi arriviamo a un'altra visione. Purtroppo questa è una visione, ma avremmo tanto voluto fosse realtà. E devo dire ci siamo andati molto vicini, perché questo era un concorso, era una gara, a quale a un certo punto siamo rimasti in short list in due studi, ed è una torre ad uso misto, era il progetto per una torre ad uso misto ad Istanbul, in una zona diciamo nuova della città, di espansione nuova per la città, in un punto abbastanza interessante, perché da lì c'è la possibilità di affacciarsi sul mare prospiciente appunto Istanbul, e volendo appunto l'affaccio totale sul centro della città e quindi su una sua percezione di quello che doveva essere la città da quel luogo. Quello che vedete è una sequenza del modello di studio, del modello di questo progetto, che noi ce lo siamo immaginati in realtà questa torre di 160 metri come un edificio smembrato in realtà in tre parti, con un corpo centrale, un nucleo centrale molto svuotato. Quasi siamo andati a ragionare in modo esattamente opposto rispetto a quello che si fa normalmente per degli edifici verticali. E l'idea qual era? Era quella di creare appunto questa silhouette che potesse in realtà generare un sistema verticale di una delle tre torri o di questi tre elementi che appunto conteneva i principali sistemi verticali di circolazione, e poi gli altri due corpi invece che si affacciavano in modo deciso verso il centro città piuttosto che verso il panorama aperto del mare. Questa possibilità, di aprire l'edificio e di smembrarlo al suo interno, in realtà ci ha permesso di individuare una sorta di schema a moduli sovrapposti, nel quale, come vedete in questa sezione, si generavano questi giardini a blocchi di 6 piani per 6, che in realtà ad ogni piano del giardino avevamo delle parti comuni, e poi invece nelle parti superiori delle passerelle permettevano l'accesso o agli uffici oppure ai propri appartamenti. Logicamente lo schema e l'analisi di quella che poteva essere il progetto andava nelle direzioni anche di una sorta di sostenibilità. Questo è un atteggiamento che noi cerchiamo sempre di avere nei progetti, in questo forse non abbiamo un atteggiamento ossessivo verso la sostenibilità, certamente però per noi ormai l'approccio, chiamiamolo ecosostenibile, del progetto è quasi, deve essere insito nella progettazione. Non è più un'eccezionalità come poteva essere fino a qualche tempo fa. E questo forse è un altro messaggio che vi vorrei dare.
ed è, fa parte un po' di quel processo di immagini in bianco e nero che vi faccio scorrere ogni tanto senza commento. L'ecosostenibilità e la sostenibilità della progettazione è un processo automatico ormai, non può essere più preso come un elemento straordinario. In qualche modo qualsiasi progetto che voi andate a fare deve avere la possibilità e diciamo la scintilla di essere valutato anche da un punto di vista della sostenibilità, e questo toccherà e tocca mille ambiti, perché oggi noi questa parola, che a mio avviso viene assolutamente abusata, e la vogliamo vedere spesso introdotta in qualsiasi forma architettonica e giustificata sempre e in ogni modo, in realtà io credo che un progetto ben impostato sin dall'inizio abbia in sé le caratteristiche per essere valutato come un progetto ecosostenibile, quindi non possiamo in qualche modo farne un cavallo di battaglia per nessun tipo di progetto. Questa è la vista da sotto appunto di questa torre che aveva un po' la caratteristica di muoversi dal basso verso l'alto come un po' una freccia spezzata, e il progetto 2 invece è un progetto che abbiamo realizzato, è stato un progetto molto faticoso, devo dire. Sono delle residenze con una piccola parte commerciale ad Azzate, vicino a Varese. È un progetto per noi che ha avuto un impatto importante per lo studio, perché prima di tutto abbiamo toccato per la prima volta su una scala abbastanza importante, perché stiamo parlando di 36 appartamenti, alloggi. Abbiamo incominciato a toccare realmente una scala di progetto che poteva dare dei risultati complicati da un certo punto di vista della gestione. Perché dico complicati? Perché il territorio sul quale noi lavoravamo era un territorio tipicamente del nord Italia, quello che noi chiamiamo della sorta di Brianza, dove una qualità architettonica oggi, così come negli ultimi credo 30 anni, si è completamente persa per strada, non si sa veramente perché, e questa è una cosa che ci siamo domandati più volte, perché in questa regione o in quel pezzo di territorio non si è riuscito a costruire una qualità architettonica che avesse, diciamo, che fosse degna di questo termine. E credo che tutti voi conosciate l'Interland del Varesotto, o diciamo quello che è la connotazione tipica della Brianza. Purtroppo è strano, perché questa è una domanda che noi ci siamo posti più volte, e proprio questo edificio vuole essere un po' una risposta a quella che è un tipico atteggiamento di quei luoghi. Cioè, noi non volevamo costruire un mostro, non volevamo costruire un'astronave, ma volevamo trovare il modo di dialogare con un'architettura locale che è con un oggetto architettonico che in qualche modo potesse far ragionare, potesse far pensare ai locali che c'erano anche altri modi di costruire l'architettura. Io ho un aneddoto molto divertente di questo edificio, perché come avrete visto, è un edificio che praticamente non ha sporgenza di gronda. E succede che durante la costruzione, faticoso perché è durata quasi 3 anni questo progetto, l'impresa e l'impresario, diciamo, legato alla costruzione, da buon varesotto, ci continuava a dire: voi questa gronda la dovete fare, cioè questa sporgenza la dovete fare, non esiste qua un edificio senza sporgenza di gronda, perché qua per la prima pioggia si bagna tutto, va. E noi su quello veramente abbiamo fatto una battaglia, cioè come vedete, questo che vedete è già il risultato, diciamo, di una mediazione. Ho detto: va bene, guarda, noi usciamo, ma usciamo di 30 centimetri, non di più, quindi questa è una grondina che sporge di 30 centimetri, quello a nostro avviso sufficiente per proteggere effettivamente la facciata dell'edificio. Durante il cantiere, un giorno, camminando davanti proprio la strada, ci ferma, eravamo io e Michele, ci ferma un signore, ma sembrava una scena da film di Totò, ci viene incontro, ci guarda l'edificio, ci guardano negli occhi e fa:
ma voi avete visto? Ma non c'è neanche un briciolo di sporgenza di grondine, ma questo è un signore della strada così. E noi, ah, ma veramente, ma questi qua avranno dei problemi, ma voi non potete immaginare come... Ah, abbiamo detto, vabbè, ok, questo è il destino, evidentemente questa l'aveva pagato di presa. Quella che vedete qua è la sezione che noi abbiamo cercato in tutti i modi di spingere in questo edificio, che, ed è strano perché tutto sommato è un edificio che si muove su due binari, diciamo, questa interpretazione di un linguaggio non troppo spinto, ma in qualche modo che va a toccare dei temi della tradizione. I materiali tutto sommato abbastanza gentili, perché abbiamo questo basamento di legno, abbiamo un intonaco, abbiamo degli infissi di legno, e abbiamo un tetto di zinco che però appunto con questa assenza della gronda ha suscitato grande scalpore, e poi abbiamo una cura nei dettagli che diciamo fa parte un po' del nostro modo di lavorare, che ha permesso tutto sommato oggi di avere un edificio che parla effettivamente un linguaggio leggermente diverso rispetto a quello che si vede da quelle parti. È una gentile modernità rispetto a quello che possiamo immaginare sono le tipiche prestazioni architettoniche molto abusate in quei luoghi di cose che io non voglio neanche commentare, ma è quasi una domanda che più volte ci siamo posti, no? Andando spesso lì, ma perché? Ma perché c'è stata questa carenza di cultura architettonica e non si è riuscito ad andare verso una direzione? Logicamente i singoli esempi ci sono, ma pensiamo al Trentino, che cos'è stato il Trentino, che cosa ha generato negli ultimi 20 anni o 30 anni. Quella invece è un'altra regione che a mio avviso è andata esattamente nella direzione opposta. Questa visione 3 è una visione di un progetto molto strano, nel senso che è un progetto sul quale noi abbiamo lavorato tantissimo tempo e che doveva essere praticamente partire il cantiere dall'oggi al domani, e in realtà è un progetto che non ha più visto la realizzazione, e vi posso dire che è sicuramente ormai confermata la sua, diciamo, morte, ma è un progetto che ha avuto in realtà un approfondimento tale che quasi noi oggi lo pensiamo come se fosse realizzato. È strano, nel senso che l'abbiamo talmente sviscerato in tutte le sue parti che abbiamo anche fatto dei costruttivi, cioè nel senso che la macchina era pronta per partire, il progetto poi si è fermato perché ha coinciso con tutta una serie di problematiche legate a quel luogo, siamo ad Assago, a Milano Fiori, e oggi per fortuna questo progetto si è trasformato in qualche cosa d'altro che vi farò vedere dopo, e ho già un progetto in atto e un cantiere che stiamo facendo, ma questo progetto non sarà più così, nel senso che anche quello che stiamo facendo adesso si è raddoppiato a livello di volumetria, è cambiato il cliente, sono cambiate tante cose, però per me questo rimane un esercizio e un progetto che tutto sommato ha segnato e segnerà in qualche modo la storia del nostro studio. Vabbè, Assago, io qua vado veloce perché ho tante slide, cerco di giusto farvi capire dove siamo, ma probabilmente voi lo sapete, lo conoscete già questo luogo, andando verso sull'autostrada Milano-Genova, sulla sinistra a un certo punto avete questa serie di costruzioni, questa in realtà è una foto di 2 anni fa, che fanno molto discutere, perché effettivamente sono un'architettura, diciamo, molto forte per quello che è l'immagine alla quale siamo ormai abituati, anche se ultimamente per fortuna a Milano qualche cosa si sta muovendo. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato a ragionare su questa che c'era stata affidata, come loro, diciamo, il cliente la chiamava, il pillolone, cioè era semplicemente uno spazio, un'occupazione volumetrica con una forma che era quella che avete visto prima. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato a ragionare in modo molto approfondito, devo dire, in questo caso, sull'orientamento, su quello che poteva essere il rapporto dell'edificio con il mondo esterno, e soprattutto sul rapporto tra interno ed esterno attraverso l'involucro.
Devo dire che questo progetto, ad esempio, ha avuto come scintilla di ragionamento, oltre la forma, diciamo, abbiamo incominciato a ragionare su questa forma, su questo nastro che in qualche modo doveva avvolgere e dare e connotare poi proprio l'architettura di questo edificio. Questo edificio interamente ad uso ufficio, e questo era il primo modello. E che cosa succede? Allora, incominciamo innanzitutto ad aprire l'edificio verso sud, a dargli diciamo un'articolazione che potesse permettergli appunto di aprire parte e di aprirsi verso sud il più possibile. Abbiamo incominciato a ragionare su questo sistema di attraversamento del parco, abbiamo incominciato a ragionare sulla forma della pianta per poter dare massima efficienza nella distribuzione ai piani e nella, diciamo, nel concetto ormai oggi molto consolidato della flessibilità dell'utilizzo dei piani, e poi abbiamo incominciato appunto a ragionare su questa pianta e su questo involucro che per noi doveva diventare un elemento di massima efficienza energetica. In che senso? Come vedete, questa pelle era una specie di, noi ce la siamo immaginate come un nastro che potesse avvolgere completamente l'edificio, ma che poi veniva analizzato in piano, in modo scientifico, in modo tale che ogni striscia, diciamo ogni fetta dell'edificio veniva analizzata per quella che poteva essere la sua rispondenza o il suo rapporto con il sole, con l'ambiente esterno, e di conseguenza poteva modificarsi in funzione di quello che era l'orientamento e il preciso orientamento di quella striscia di edificio nei confronti del sole e non solo. E in che modo, qual era l'espediente per poter governare questo ragionamento? Sono delle bacchette di legno inserite all'interno del vetrocamera, in realtà è un prodotto che produce una ditta tedesca che si chiama Okalux. Questo sulla sinistra che vedete nello specifico si chiama Okawood, cioè del legno, sono delle strisce di legno fisse però inserite all'interno della vetrocamera, mentre quello di destra sono delle specie di frangisole di metallo, d'alluminio, che diciamo hanno un comportamento leggermente diverso. Se quello di sinistra tende proprio a filtrare e a bloccare la luce, quello di destra tende invece a portare la luce in profondità negli ambienti, pur mascherando quello che è l'abbagliamento tipico da una facciata esposta. L'aspetto di questo edificio quindi è proprio una specie di gabbia, di scatola, lanterna notturna, che di giorno in realtà ha questo aspetto cangiante tra parti semitrasparenti, più dense o meno dense. Perché? Perché queste bacchette potevano aprirsi o chiudersi in funzione di quello che era l'esposizione al sole, e quindi avere una fascia che era un po' più aperta o un po' più chiusa. Le lamelle di legno quindi lavoravano insieme a un concetto, diciamo, in parallelo alle lamelle d'alluminio, e l'edificio tutto sommato aveva verso l'esterno questo aspetto di nastro di legno, di pannelli opachi o pannelli semitrasparenti. All'interno invece della corte, quella che si apre verso sud, il materiale cambiava completamente essenza, diventava un materiale invece di alluminio, e quindi anche i pannelli ciechi diventavano dei pannelli in vetro con all'interno un pannello d'alluminio cieco, e quelle lamelle d'alluminio che avete visto prima erano appunto il materiale dominante e predominante nel prospetto sud dell'edificio. Quelli che appunto lo schema, quindi abbiamo incominciato proprio ad analizzare e a spolpare l'edificio in tutte le sue parti, e la modularità che si è creata in realtà doveva essere controllata in un sistema in qualche modo industrializzabile, e quindi abbiamo incominciato a lavorare su dei moduli, e l'edificio alla fine era un po' questa scatola che poi di notte poteva suscitare anche
delle cambiamenti violenti, nel senso che tutto quello che di giorno era scuro, di notte si illuminava e viceversa. E quindi per noi questa era un po' l'immagine evocativa di una lanterna che di notte di colpo prendeva corpo. Il progetto invece 3 è l'atrio del Maxi a Roma, che io non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di visitarlo. La vicenda è molto semplice: subito dopo il concorso che ha vinto Zaha Hadid per l'edificio del Maxi, come vedete, la DARC aveva deciso di mantenere un edificio che erano le ex caserme, che per anni ha mantenuto la funzione di museo in attesa del museo del nuovo Maxi, e ha fatto un concorso tra, allora si chiamavano giovani architetti, perché noi eravamo allora ancora giovani, diciamo sotto i 40 anni, e ha fatto un concorso nazionale che noi abbiamo vinto, con un'idea molto semplice che però devo dire aveva una grande forza. Cioè, all'interno, diciamo, di questo spazio che vedete, quello in quella zona di progetto, no, di questo spazio arancione, c'era proprio, doveva individuare lo spazio d'accoglienza del museo, con tutta una serie di funzioni che ci venivano richieste. Come al solito, la flessibilità è uno dei termini più abusati e più amati dai clienti. Io non so perché, ogni volta che uno, la prima cosa che ti dice è: voglio un'architettura flessibile. E comunque qua veramente l'architettura doveva essere flessibile. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato a ragionare su un elemento molto semplice da addossare alla parete esistente, che faceva già da filtro tra questo atrio e poi quello che veniva al di là, cioè quindi il mondo delle mostre, e abbiamo incominciato a ragionare su che cosa poteva essere questa parete, che abbiamo chiamato Walking Wall, che era proprio una parete smontabile con degli elementi che si incastravano al proprio interno e con una comunicazione, qua per riprendere un po' quelli che erano gli esercizi fatti col Credit Suisse, con una comunicazione fatta attraverso un elemento in Barrisol che poteva essere ad ogni mostra sostituito con una grafica differente. Quindi noi davamo al curatore della mostra la possibilità di appropriarsi di questo grande elemento luminoso lungo quasi 25 metri, col quale la comunicazione verso chi arrivava dava appunto o segnalava che cosa avveniva al di là di quella porta, al di là di quel muro. Queste immagini sono appunto le immagini dell'atrio in attività, e questo, vedete, era la scatola chiusa che poi si apriva, quindi c'era una piccola libreria, c'era una zona internet, c'era una zona ristoro là in fondo, che dove c'erano nascoste appunto delle macchinette per il caffè e per l'acqua, e non ultimo appunto una reception vera e propria con una piccola libreria e zona di lettura. E quindi questo progetto, tutto sommato molto semplice, perché veramente stiamo parlando di un grande mobilone, fondamentalmente, in realtà è un progetto che poi è durato per quasi 4 anni, quindi durante tutto il periodo del cantiere di Zaha Hadid, e devo dire ha svolto la sua funzione egregiamente. Quindi lo faccio vedere anche un po' per questa idea di cambiare la scala dei progetti. La visione 4 invece non è una visione, perché è una visione che è diventata progetto, e l'ho chiamata visione però perché effettivamente è uno di quei progetti che ha in sé un grado di visionarietà molto elevata. Era un padiglione che noi abbiamo fatto per la Telecom, per l'ITU di Ginevra, che allora era la fiera internazionale più importante al mondo delle telecomunicazioni e legata anche alla multimedialità. E che caratteristiche aveva questo padiglione? Innanzitutto questo rappresentava l'Italia per quanto riguardava quella fiera, perché era una fiera molto famosa perché partecipano le nazioni, diciamo, quindi ad ogni nazione corrisponde un'impresa, un'industria che in quel momento è rappresentativa per la nazione in quel campo. Quell'anno era Telecom e ci ha chiesto di fare un progetto che in qualche modo raccontasse
l'Italia e l'attività della Telecom in quel momento era molto, diciamo, molto viva nell'attività e nella comunicazione del paese, e quindi ci siamo immaginati una specie di anfiteatro, di arena protetta dai rumori tipici della fiera. È una fiera importante, diciamo, di grande impatto, e abbiamo appunto costruito questa sezione e questo oggetto che aveva questo spazio vuoto a 8 metri e con una protezione sospesa perimetrale, con quelle lamelle, con quelle fasce che avete visto. E per che cosa? Per creare al proprio interno una sorta di mondo scuro e silenzioso legato alla comunicazione di tutte quelle che erano le forme che necessitava la Telecom in quel momento, legate al mondo della comunicazione e della multimedialità o della telefonia. E che cosa ci siamo immaginati? Di andare un po' oltre quella che è la pura percezione degli elementi, e abbiamo studiato queste, le vedete qua sulla destra, questi contenitori, che in realtà erano dei contenitori ologrammatici. Cosa vuol dire? Che noi all'interno di questi contenitori avevamo degli oggetti nascosti che in realtà si visualizzavano nell'aria. Avete mai visto? Si trovano dei cinesi, in via Paolo Sarpi ci sono, è una doppia scocca con un buchino. Se tu ci metti dentro un oggetto, di colpo, immaginate che questo l'abbiamo fatto grande così. Quindi tu avevi di colpo degli elementi nell'aria. Era abbastanza magico. Perché dico l'ho messo nel mondo della visione? Perché per noi questo, quando l'abbiamo visto, anche per noi era abbastanza magico. Quindi tu toccavi nell'aria questi oggetti e facevi partire questi 18 video che erano sospesi all'interno di questa arena, che di colpo comunicavano delle informazioni o comunicavano delle emozioni, nel senso che alternativamente i 18 schermi lavoravano in contemporanea e tu ti trovavi all'interno di un grande teatro di immagini che di colpo però coinvolgevano tutto lo spazio. Quindi questo, diciamo, questo gioco di, così, di analisi di quelle che era un espediente quasi visivo, ottico, ci ha permesso anche poi di andare un po' al di là e di immaginare delle tracce di comunicazione attraverso delle forme tutto sommato abbastanza inesplorate. Il progetto 4 invece fa parte di un ciclo di progetti che sempre di più credo che coinvolgeranno i progettisti oggi, soprattutto in città come Milano, cioè quella della ristrutturazione di edifici appartenenti agli anni 60, 70, magari anche un po' prima, ma diciamo che quelli sono proprio degli anni caratteristici. Sono degli anni caratteristici che hanno creato degli edifici che in 30 anni, in 40 anni hanno avuto degli invecchiamenti violenti. Ricordo che in quegli anni, purtroppo, l'amianto era considerato una specie di invenzione e prodotto miracoloso. Questi edifici sono delle enormi scatole e contenitori di amianto, e di conseguenza oggi chi prende in mano questi edifici si trova di fronte spesso a delle situazioni molto difficili da gestire in partenza. Però perché dico che sarà sempre più frequente? Perché il bagaglio storico dell'architettura che noi abbiamo in città come Milano, potete immaginare quanti di questi esempi ci possano essere. Soltanto nel nostro caso noi abbiamo avuto negli ultimi 5 anni occasione di lavorare fisicamente su 2 edifici, questo è quello di Via Turati, ma stiamo già lavorando su altri che hanno la stessa problematica. E tutto sommato l'atteggiamento può essere interessante, nel senso che sia in questo progetto ma soprattutto in quello di Via Turati noi abbiamo incominciato a domandarci quali potevano essere delle formule di interpretazione e di reinterpretazione dell'edificio che potesse di colpo far innescare però dei nuovi meccanismi legati all'involucro, all'efficienza, agli ingressi, ai sistemi di circolazione. In questo caso, l'avete visto prima, questo edificio era questo, quando l'abbiamo preso in mano, aveva questa grande pensilina. Se vi ricordate, era l'edificio di Via Tiziano, quello dove una volta c'era il CEPU, giusto per darvi un'idea.
e proprio lì vicino alla fiera. C'era questa pensilina che di colpo era diventata assolutamente inutilizzabile ed era in realtà quasi un parcheggio. L'ingresso all'edificio era ad un piano, diciamo a un mezzo piano sopraelevato, e durante il concorso, anche questo era una gara, noi abbiamo proposto di sradicare completamente il processo, diciamo, di accesso esistente all'edificio, di invertire, quindi di scavare con una pensilina, di mettere le persone direttamente verso la zona degli ascensori esistenti, bypassando un po' quindi tutta una zona di atrio gigantesco che era uno spazio assolutamente sprecato per l'edificio, quindi un recupero di SLP, quindi di superficie utile, che poi abbiamo trasferito all'ultimo piano aggiungendo praticamente un piano all'edificio, quindi quel piano che vedete con quel forte aggetto. Quindi c'è stato un processo di sventramento della parte frontale dell'edificio con questa immissione attraverso questa pensilina delle persone ad un meno uno, e tutto sommato questa pensilina è diventata un po' l'elemento caratterizzante, un po' il segno forte dell'edificio, con una sua, diciamo, caratterizzazione geometrica molto complicata, che devo dire in realtà è stato poi un esercizio di controllo molto interessante che ci ha dato poi spunto per tanti altri progetti, non ultimo credo il progetto della Saleva, ha sicuramente un approccio, diciamo, alla cura del dettaglio dell'edificio che in qualche modo è paragonabile a questo. Ecco, questa invece è una visione secondo me molto poetica e che ho deciso di farvi vedere, perché è il tipico progetto che non si farà, perché era un concorso che non abbiamo vinto, ma ve lo faccio vedere lo stesso perché secondo me aveva delle caratteristiche abbastanza singolari. Questo era appunto il concorso per il padiglione svizzero per l'Expo 2015, quello che si svolgerà fra poco, pochissimo. E noi abbiamo lavorato insieme a Patrick Tuttofuoco, che è un artista che credo, spero, molti di voi conosceranno. Come? Sì, credo che Patrick sia laureato qua, oltretutto. Ed insieme abbiamo incominciato a ragionare su questo edificio, ma non è neanche un edificio, vedrete, è un insieme di idee che si dovevano concretizzare in qualche cosa di abbastanza singolare. Allora, prima di tutto abbiamo incominciato a ragionare sul tema di quello che sarà il prossimo Expo, quindi il cibo per tutti, no? Il cibo come fonte vitale e, diciamo, di sostentamento in modo molto democratico per tutte le popolazioni mondiali. E quindi abbiamo voluto in questo progetto immettere sia processi che potessero portare un'idea di cibo e di produzione di cibo in modo naturale, e talmente naturale che la cottura del cibo doveva essere fatto attraverso dei forni naturali, dei forni, quelli che si usano nel deserto, tanto per intenderci, che però sono dei forni che funzionano benissimo, cioè ci sono delle intere popolazioni che vivono attraverso la cottura con dei piccoli specchi e dei piccoli elementi, diciamo, espedienti per riscaldare e fare. Logicamente per noi questo era un espediente, era un modo per dare il senso alla comunicazione, e quindi ci siamo immaginati una piattaforma sospesa, bucata, che generava delle sorte di fiori, dei fiorelloni vulcanici, che in realtà non erano altro che dei forni solari che producevano al di sotto di questa piattaforma, quindi di questa piazza coperta, una famiglia di forni per la produzione del pane. Cioè la nostra idea è che tu, arrivando in questo luogo, prima di tutto sentivi l'odore del pane, quindi immaginate la bellezza di arrivare in un luogo pubblico col profumo del pane, e questo era il padiglione dei pani del mondo. Quindi in ogni punto di questo padiglione tu avevi la possibilità di avvicinarti e di assaggiare qualsiasi tipologia di pane, che però veniva cotto attraverso una tecnologia naturale, logicamente
quando c'era la possibilità e quando il sole picchiava nel modo giusto, eccetera. Poi la macchina, probabilmente dei forni, venivano trasformati, e in questo modo questa grande piazza coperta diventava un po' un mercato, un luogo di raccolta per la distribuzione del pane. Non ultimo, questi crateri in realtà riproducevano, attraverso l'effetto di specchi, tipo quell'immagine che avete visto prima di Anish Kapoor, il riflesso della silhouette delle montagne, di alcune montagne svizzere. Quindi, guardando verso l'alto, in realtà attraverso questi grandi buchi tu avevi la percezione, o avresti la percezione, di leggere e di vedere le montagne svizzere. Quindi il processo di avvicinamento al luogo era un po' questo, quindi avevi questa piazza coperta, e in realtà il luogo veniva coperto con un grande manto erboso, anche i camini e questi crateri venivano completamente ricoperti di un manto erboso. La nostra idea era di creare un pascolo al di sopra di questa struttura con delle tipiche vacche svizzere e che in qualche modo potesse evocare sia l'immagine, e credo che sia il motivo per il quale questo progetto non ha vinto, perché forse era un po' troppo ironico, l'immagine tipica della Svizzera, ma in realtà all'interno, a mio avviso, c'aveva un messaggio molto bello che purtroppo non potrà essere realizzato. Il progetto 5 invece è un progetto per noi importante, è un progetto che abbiamo fatto appunto con... questo è un progetto che non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere, visitare o di intravedere andando verso Bolzano. Questa è stata una vicenda molto bella, umanamente bellissima, tecnologicamente fantastica, architettonicamente devo dire è stato veramente un'avventura che ci ha riempito un po' tutti. È un concorso che abbiamo vinto appunto con Cino Zucchi. È un concorso che risale ormai al 2000, non mi ricordo neanche più la data, comunque diciamo è stato un progetto che in tutto è durato quasi 5 anni, quindi un tempo giusto, se vogliamo, per un progetto come questo. Quando dico 5 anni vuol dire dal primo segno sulla carta alla consegna dell'edificio, quindi immaginate anche questo concetto legato alla temporalità nel nostro lavoro, cioè il tempo è sempre molto lungo. E quando dico appunto 5 anni, un progetto corretto, voi direte ma stiamo scherzando. In realtà vi posso garantire che questo è un progetto che è andato tutto sommato molto veloce. Noi siamo abituati in Italia tutto sommato ad avere e a vivere i centri storici e le città attraverso delle immagini per noi consolidate, no? Quelle che vi ho fatto vedere prima, ma in realtà noi arrivavamo in un luogo periferico. Il luogo che ci è stato dato per il concorso, come vedete anche da questa immagine, era un luogo tipicamente periferico della città di Bolzano, che però esplodeva di colpo e si manifestava attraverso questa nuova conquista di territorio voluta dalla provincia e dal comune, di questi 14 ettari, nei quali sono state individuate anche delle lottizzazioni, dei punti, e la Saleva ha deciso di acquistare quello che a loro avviso, e devo dire in modo strategico loro molto intelligente, doveva essere il punto forse più interessante di tutta questa nuova fascia d'espansione. Bolzano, se voi conoscete, quando si arriva a proprio questa la città si presenta di colpo attraverso questa fascia forte di edifici industriali, e l'area sulla quale noi siamo intervenuti è questa fascia rossa a ridosso dell'autostrada, e l'edificio è questo che adesso vi racconto. La Saleva era in realtà un marchio storico legato al mondo della montagna,
E diciamo che loro ci hanno trasmesso, a parte un brief molto definito di concorso, due concetti fondamentali, cioè loro lavorano e volevano lavorare anche attraverso questo edificio su due concetti legati alla tecnologia e la natura, e questi due termini dovevano costantemente dialogare e rendersi visibili attraverso questo nuovo manufatto. E anche questo è stata una gara, un concorso molto pesante oltretutto, perché doveva essere prima in una fase e poi in due fasi, e diciamo che la caratteristica principale del concorso, diciamo, tra tutti gli elementi che potevano essere messi in gioco, è che questo lotto nuovo a disposizione era il primo lotto a Bolzano con la possibilità di alzarsi a 50 metri di altezza. Perché io vi ho messo tutti i progetti, gli otto partecipanti? Perché, come vedete, in tutti gli otto partecipanti abbiamo questo elemento emergente a 50 metri che doveva essere un po' l'elemento di richiamo dell'edificio, del progetto. Noi in realtà abbiamo all'inizio lavorato su degli schemi che chiaramente ci riportavano nella nostra testa a delle architetture espressioniste. Questa era l'Alpine Architecture di Bruno Taut. C'erano tutta una serie di elementi che volevamo in qualche modo riprodurre o riproporre in questo edificio. Sapevamo che in qualche modo il mondo della montagna era il mondo con il quale ci andavamo a confrontare, ma non era soltanto quello, perché l'analisi del luogo ci portava a visualizzare e ad osservare una serie di elementi territoriali molto delicati e molto importanti per quello che poi è stato il progetto. Qua li avrete visti, adesso io ho fatto scorrere le immagini senza raccontarli, ma avete visto tutta una sequenza, diciamo, di elementi base per quella che è stato un po' lo studio, lo stimolo sul progetto. Non ultimo questa autostrada, che è l'autostrada del Brennero, era un punto di riferimento importantissimo per il progetto, perché ricordiamo che qua ogni anno passano più di 20 milioni di automobili, di conseguenza era gioco forza per la Saleva che questo edificio dovesse farsi vedere in modo deciso, soprattutto dall'autostrada. E quindi che cosa succede? Succede che l'analisi, quello che vi dicevo anche prima, cioè è inevitabile, l'analisi del luogo va a toccare tutti gli ambiti, quindi l'esposizione, l'orientamento dell'edificio e tutto quello che può connotare l'edificio poi nei sistemi di accesso, i punti di visualizzazione forte dell'architettura, gli attraversamenti, gli accessi già detti. E il concorso di prima fase ve lo faccio vedere, perché cosa succede? Che già in questo primo approccio potete leggere quello che poi è il risultato finale dell'edificio, cioè noi ci siamo subito preoccupati del fatto di dover coprire questa grande massa del magazzino, che fondamentalmente era l'elemento principale di sviluppo volumetrico e di superficie dell'edificio. Ricordiamo, un edificio di 33.000 metri quadri, quindi stiamo parlando di grandissime superfici. E cosa succede? Che il cliente, da progetto che doveva essere in una fase, decide di fare due fasi, sceglie tre studi e ci fa fare altri tre mesi di lavoro per fare una seconda fase. La seconda fase per noi è stata in realtà il modo per metterci in discussione, cioè il modo per poter raccontare in modo diverso le idee che avevamo messo in prima fase. E questa, secondo me, è stata un po' la forza di questo progetto e il motivo per il quale alla fine noi abbiamo vinto. Perché abbiamo, forse di tutti i tre studi, siamo gli unici che si sono realmente messi in discussione, abbiamo seguito e ascoltato molto il cliente, abbiamo seguito un po' dei suoi suggerimenti, ad esempio quello di portare la torre o le torri o degli elementi di torre verso l'autostrada, abbiamo quindi rivisto completamente tutto il sistema di quelle che poteva essere la circolazione interna ed esterna all'edificio, e così è nato questo progetto che ad oggi è diciamo riconosciuto a Bolzano come forse uno degli edifici più interessanti per quanto riguarda sicuramente la zona industriale, ma non solo quella. Che caratteristiche ha l'edificio della Saleva? Fondamentalmente un edificio multifunzionale.
è multifunzionale perché al suo interno ci sono tante attività che vengono espresse da quella, ecco, non c'è quella produttiva, perché questo è un hub di distribuzione, quindi un grande magazzino che raccoglie il materiale da tutto il mondo e lo distribuisce poi una volta organizzato. E ci doveva essere la più grande palestra d'arrampicata d'Italia, che è quella che vedete, questa grande boccascena che vedete qua, e poi doveva esserci il nuovo flagship della Saleva, gli uffici, c'è una mensa, c'è un bistrò, insomma è un luogo realmente molto attivo per quelle che sono e la commistione delle attività al suo interno. E noi che cosa ci siamo domandati a questo punto? Di come poter dialogare con questo luogo, il luogo di Bolzano e delle montagne circostanti, con un'architettura che in qualche modo richiamasse sì il mondo della montagna, ma in realtà che non è che lo scimmiottasse, avesse un richiamo, ma in qualche modo poi avesse anche un connotato di forza legato alla tecnologia e alla natura. E le aree di sviluppo, diciamo, erano molteplici, quindi avevamo un'area pubblica con un bistrò che poi si è visualizzato alla fine con questo elemento, con anche degli elementi d'acqua che mettono in rapporto la palestra di roccia, il parco pubblico e quello che è appunto l'attività diotipica di un bistrò, la palestra di roccia che a tutti gli effetti è un luogo di grandissima attrazione oggi nella regione. Perché? Perché attraverso questo un po' trucco che ci siamo inventati di un grande boccascena che si poteva aprire e chiudere, effettivamente questo luogo oggi è da tutti riconosciuto come una palestra d'arrampicata particolarmente bella e molto apprezzata. Perché? Perché tu hai la possibilità di arrampicarti fino a 20 metri d'altezza, quindi con delle pareti molto scoscese o diciamo con una difficoltà anche altissima, qua si fanno anche le gare internazionali, però la particolarità è che a un certo punto questo boccascena si apre e tu metti in relazione completamente l'edificio, lo vedete un po' da queste immagini, no? L'edificio incomincia a dialogare col mondo esterno e soprattutto col mondo della montagna, quindi tu ti puoi arrampicare protetto dagli agenti atmosferici, quelli fastidiosi, quindi la pioggia, ma in realtà con uno sguardo diretto sulle montagne. Questo luogo, devo dire, è effettivamente molto affascinante e siamo anche molto contenti per come è venuto, talmente contenti che anche il cliente adesso sta diventando un po' un modello mondiale, cioè stanno venendo quasi da tutto il mondo a vedere questa palestra d'arrampicata, che in questo momento è la più grande in Italia e una delle più grandi in Europa. Ma questa idea del boccascena e del fatto di aprire e poter chiudere lo spazio effettivamente sembra che sia un po' una rivoluzione in quel mondo. Io qua adesso faccio scorrere un po' le immagini quasi per portarvi per mano all'interno di questo luogo, perché è un progetto molto complesso, ci sono tantissime parti. Devo dire che è la prima volta che a noi è capitato di toccare un edificio a 360 gradi. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo veramente fatto tutto, dalle lampade agli interni, abbiamo vinto anche la gara per i flagship interni dei negozi. È veramente un'architettura che possiamo dire abbiamo controllato al 100%. E questo è il motivo anche per il quale, prima dicevo, siamo particolarmente orgogliosi di questo manufatto, perché a parte la complessità, perché effettivamente rappresenta un edificio con un'elevata complessità costruttiva e tecnologica legata ad esempio a tutto il sistema ecosostenibile dell'edificio, ed è direi che l'ultima cosa di cui parlo di questo edificio, cioè noi che cosa ci siamo immaginati? Ci siamo immaginati a un certo punto che volevamo in qualche modo scardinare anche dei processi consolidati nei confronti degli apporti gratuiti nelle costruzioni. Questo è un edificio che aveva la caratteristica di avere un'esposizione secca nord-sud. Avevamo la necessità di esporci e di guardare le montagne a nord e di conseguenza abbiamo incominciato a domandarci se non proteggere in modo
quasi ossessivo l'edificio nelle facce e nei lati più esposti, quindi est, sud ed ovest, ed aprirlo completamente nella fascia a nord, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di filtro visivo dall'interno verso l'esterno e rendere effettivamente questa visione delle montagne in totale trasparenza. E questo è diventato un po' un'ossessione, nel senso che quello che vedete qua è un po' il processo dell'evoluzione costruttiva dell'intero edificio. Quindi abbiamo tre fondamentali elementi: la grande massa dell'edificio, che in realtà è un edificio in cemento, quindi con delle solette gettate in cemento, oltretutto con l'attivazione delle masse, e poi due elementi che sono la facciata di vetro completamente a nord e la facciata invece d'alluminio che va a coprire, il manto d'alluminio va completamente a coprire l'edificio. Questa foto rappresenta la nostra ossessione, cioè questa necessità di passare in modo secco dal metallo al vetro, e che rappresenta un po' la caratteristica di questo edificio. Cioè questo sembra proprio un edificio che a un certo punto è stato tagliato con una lama dall'alto verso il basso, e si è generata questo foglio di vetro che è completamente attaccato in realtà alla pelle d'alluminio. La pelle d'alluminio con un trattamento particolare che si chiama elettrocolorazione per interferenza, che si caratterizza proprio dal fatto di toccare delle gamme cromatiche e degli spettri, lo spettro luminoso praticamente possiamo in grado di toccarlo in tutte le sue sfaccettature. Noi decidiamo quindi di lavorare su tre codici di colore, diciamo dei grigi, azzurro e blu, e inizia appunto uno studio, devo dire, abbastanza pesante di quello che è la modularità e la costruzione di questa facciata d'alluminio, che attraverso una prototipazione, uno sviluppo quasi ossessivo del dettaglio, porta, come vedete ad esempio questa, nel caso della prototipazione, volevamo che i fori in qualche modo potessero seguire anche i tagli e viceversa. Quindi capite, con una superficie di alluminio di 8500 metri quadri, questa ossessione al dettaglio è diventato anche per chi l'ha costruito un po' un incubo. Però tutto sommato, poi come sempre, questi incubi poi alla fine, quando vengono realizzati e tutti sono contenti, ti ringraziano quasi di essere stato così ossessivo. E questo, quindi, vedete, sono un po' una serie di immagini tecniche di quella che era la realizzazione della pelle d'alluminio, e queste sono delle foto dell'edificio in stato finale, con un concetto appunto di quello che vi dicevo prima, delle solette, nei quali noi attiviamo delle masse termiche attraverso le solette, e quindi un edificio dove ad esempio ha un'altra caratteristica: non ha pavimenti sopraelevati e non ha controsoffitti, quindi noi abbiamo semplicemente gestito la distribuzione interna attraverso una maglia, una griglia di 4 metri per 4 di strutture e di cavi, e questa cosa ha permesso poi di avere una certa flessibilità al proprio interno, ma sicuramente è un'altra delle caratteristiche. Questo edificio è stato oltretutto premiato, ha preso per primo edificio al mondo la certificazione di Casa Clima Work and Life, e che è una certificazione abbastanza particolare, perché esprime proprio il carattere sociale e di corretto impostazione non solo energetica dell'edificio, ma anche tutto quello che da un punto di vista sociale l'edificio esprime al suo interno e o verso il mondo esterno. Quindi il fatto che ci sia un asilo, cioè una mensa interna, diciamo, e proprio vuole raccontare questa certificazione come la macchina è stata controllata affinché l'impatto, diciamo, sul territorio fosse veramente, nonostante la dimensione, il più soft possibile. Questa immagine che vedete, secondo me, rappresenta in modo abbastanza esemplare quello che è oggi questo edificio, cioè un edificio che si mischia e sfuma le proprie linee all'interno diciamo, di questo territorio,
se lo vogliamo vedere in modo molto violento, lo possiamo vedere in modo molto violento, ma in realtà se vogliamo farlo sparire all'interno del paesaggio, l'edificio si presta benissimo anche a questa diciamo intuizione. Veniamo velocemente ad altri poi quattro progetti e finisco. Questo è un altro progetto, un'altra visione interessante fatta con un altro artista che si chiama Giuseppe Gabellone, ed era un concorso per la Piazza Verdi di La Spezia, nel quale noi abbiamo deciso di lavorare con un materiale. Voi vedete che potete forse individuare questo termine ossessione, prima l'ho utilizzato tanto nell'edificio della Saleva, ma effettivamente è come se in ogni progetto noi andassimo a ricercare un elemento che diventa un po' l'elemento dominante. In questo caso è il ferro, è il corten. Noi abbiamo deciso a un certo punto, nella rigenerazione di questa piazza che aveva che ha delle problematiche serie proprio di circolazione, di vita, è una piazza completamente aggredita dal traffico, quindi non hai mai la possibilità di viverla in modo normale, abbiamo incominciato a ragionare su quelli che erano i flussi e la possibilità di deviare la circolazione di attraversamento di questo luogo per creare in realtà un grande contenitore. Un grande contenitore che aveva però al suo interno la caratteristica di mantenimento di queste specie arboree bellissime, questi pini marittimi, che abbiamo fatto diventare parte integrante del progetto. Molti progettisti di questo concorso li hanno, in prima battuta, hanno tagliato questi alberi. Per noi questi alberi sono diventati lo spunto per far vivere realmente questo progetto. Come? Attraverso un principio molto semplice, cioè quello di ridefinizione appunto di questo spazio attraverso un'analisi di quelli che potevano essere degli utilizzi, no? Del sistema proprio di vita della piazza. Quindi con la possibilità di trovare dei luoghi di concentramento delle persone piuttosto che dei luoghi di dispersione totale. E poi abbiamo incominciato a ragionare su dei sistemi di arredo, e allora avevamo in testa i giardini francesi con queste bellissime seggioline di ferro che nessuno si porta via, e che era la prima cosa che abbiamo pensato, che nel nostro paese probabilmente sarebbero durate 2 giorni. E così abbiamo incominciato a ragionare su questo manto di ferro, con una, anche in questo caso, un'ossessione legata al dettaglio, e questo immaginatelo una sorta di scatola di legno che a un certo punto aveva anche un lato dove si alzava, per creare la protezione della nuova strada che andavamo a decentrare completamente rispetto alla stato attuale. E che cosa succede però? Che poi in più abbiamo voluto rendere in qualche modo la piazza ecosostenibile. In che modo? Abbiamo pensato che potevamo andare a lavorare con dell'acqua di falda e lavorare con delle vere e proprie serpentine al di sotto di questa piattaforma, per cercare di minimizzare gli apporti di calore che logicamente il ferro può avere. C'è stata un'analisi di quelle che erano, soprattutto nei momenti più caldi dell'anno, di quella che erano gli effetti dell'ombra dei pini sulla piazza, quindi abbiamo individuato le zone che erano più esposte al sole. E poi abbiamo incominciato a ragionare su questa struttura, come vedete, proprio di un pacchetto della pavimentazione, che potesse permettere in qualche modo di andare a lavorare con dell'acqua di falda per stemperare e abbassare i possibili gradi diciamo, che raggiungeva questa struttura, perché chiaramente avevamo capito che poteva essere, soprattutto d'estate, uno degli elementi più delicati da gestire. Tutto questo però era anche supportato dall'utilizzo di una serie di elementi fotovoltaici al di sopra, ad esempio, delle fermate degli autobus piuttosto che dei taxi, che rendevano praticamente il ciclo di vita di questa macchina assolutamente autonomo. In più c'era tutto un sistema di esondazione, una sorta di
piscina naturale all'interno di questo luogo, per il quale pensavamo proprio che ci potessero essere anche dei canali principali sempre bagnati, e in situazioni estreme questa piazza si allagava in alcune zone per creare delle sorte di pozze d'acqua dove i bambini potevano giocare, dove i giochi d'acqua potevano realmente diventare un elemento di comunicazione di questo luogo. E questa è un po' l'immagine per noi della piazza in vita, dove appunto queste seggiole colorate, questa vita diciamo al di sotto di questo tetto di verde, poteva diventare effettivamente molto, molto gradevole. Tanto per cambiare scala, questo è invece il progetto di un origami, perché di questo si tratta, sempre prendendo spunto dall'occasione di fare un progetto come la Saleva e quindi di toccare un po' tutte le scale, abbiamo proposto alla Zumtobel di fare una lampada per ufficio e abbiamo disegnato quindi una lampada completamente in corian, una scocca, che ha semplicemente attraverso il movimento molto semplice delle sue facce permette di avere un lato, diciamo, luce diretta e indiretta attraverso delle gole che però, devo dire, hanno un movimento e danno un movimento a questa lampada che ci sembra ad oggi essere molto convincente, tanto che effettivamente adesso è una lampada che sta entrando in produzione la stiamo utilizzando anche in viaturati. E noi ce l'abbiamo anche nel nostro ufficio e devo dire una lampada molto, secondo me, una lampada d'ufficio che funziona molto bene. È una cosa molto fresca, insomma, diciamo, molto nuova. Questo è il progetto che, come vi dicevo prima, ha preso il posto dell'U14, e sono i nuovi edifici della Nestlé lì ad Assago, nello stesso luogo praticamente dove doveva sorgere l'U14. E questo è un progetto che stiamo proprio facendo in questi giorni, è già in cantiere, abbiamo praticamente gettato già la prima soletta. È un progetto che sta andando velocissimo, talmente perché dobbiamo consegnarlo nel dicembre del 2013. È un progetto che nasce in modo completamente diverso rispetto a quello di prima. Qua un cliente molto complicato, molto, diciamo, con un impatto, diciamo, su un luogo come questo di 1400 persone di colpo che devono andare a lavorare nello stesso momento e nello stesso luogo, e ci ha dato oltretutto un brief iniziale di progetto molto rigido. Loro volevano a tutti i costi un edificio a corte, cioè ricostruire l'idea di un piccolo campus, di piccola cittadella, cittadella Nestlé. Questa cosa a noi ci ha spaventato moltissimo sin dall'inizio e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato a ragionare sulla possibilità di smembrare il più possibile la massa di questo grande edificio, tutto sommato di con questo grandissimo volume, cercare di trovare un modo per rendere e muoverlo il più possibile, sapendo che però la macchina in qualche modo necessitava di una certa rigidezza. E quindi ci siamo un po' immaginati questo sistema di scatole sospese di vetro con questi grandi elementi frangisole, ma che in realtà sono degli elementi che inquadrano e muovono ulteriormente questa facciata, devo dire molto efficiente, che abbiamo appena visto fatta dalla Focchi. È una facciata, è un triplo vetro con tutte le caratteristiche di potete immaginare, di massima efficienza. Oggi devo dire col vetro puoi fare delle cose che fino a pochi anni fa forse non eravamo in grado di fare. E poi abbiamo deciso queste scatole di sospenderle attraverso dei fortissimi sbalzi e delle lamelle, delle lame che vedete qua in questa parte bassa del disegno, delle lame in terracotta che hanno dei movimenti in tre colorazioni di grigi che permettono in realtà, adesso vi faccio vedere l'ultima immagine, in realtà non ho portato tanti, ecco qua un po' lo vedete, queste lame, quindi abbiamo l'idea qual è, che tu hai un basamento con queste lame che molto vibranti, al di sopra del quale
con dei fortissimi aggetti, queste scatole di vetro che vengono in realtà rotte in corrispondenza di tutti i sistemi verticali, queste scatole di vetro si muovono un po' all'intorno di questa collina che è diventata anche un po' l'elemento caratterizzante oggi la sezione dell'edificio, perché al suo interno c'è una corte interna che in realtà è una corte in discesa e che quindi, diciamo, abbiamo cercato di movimentarlo il più possibile anche nella sezione trasversale. Quest'altro progetto è quello di cui parlavamo prima, e l'altro esempio, diciamo, di progetto di ristrutturazione di un edificio degli anni 60 era un edificio dei fratelli Soncini, che quando l'abbiamo preso in mano era in queste condizioni. Come vedete è molto simile allo stato dell'edificio, quello di Via Tiziano. Anche questo edificio completamente invaso da amianto, con la caratteristica però di avere una struttura straordinaria, una struttura ponte, che quando abbiamo incominciato a svuotare si è messa veramente in mostra in tutta la sua bellezza. E quindi provate a immaginare la potenza di un edificio come questo, dove hai una struttura a 14 metri completamente a sbalzo, una pianta completamente libera in assenza di colonne, e con un giardino interno che era un po' la caratteristica e quello per il quale tutti un po' conoscevano questo edificio, oltre al fatto di dirti l'edificio nero. In realtà questo non era un edificio nero, era un edificio scuro con una facciata anzi bronzea, che noi abbiamo reso nero, proprio quasi in sfida a tutti quelli che ci dicevano l'edificio nero di Via Tiziano, non lo so perché, di Via Turati, tutti avevano in testa questo edificio come edificio nero. Come vedete non era nero, cioè questa era la struttura era nera, sì, era scura, che poi ormai era ingrigita. Noi invece l'abbiamo un po' voluto forzare questo processo di rendere scura la facciata. C'è stata un'analisi, diciamo anche qua, di trasferimento di superfici, quindi abbiamo un po' chiuso quelli che erano gli spazi morti del piano terra per una ridistribuzione sempre più, anche in questo caso, richiesta dai clienti di flessibilità invece di suddivisione degli spazi. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente spostato all'interno di 30 centimetri io c'ho ancora tempo o dobbiamo chiudere? Abbiamo spostato di 30 centimetri all'interno, evitando i ponti termici, che erano la grave malattia di questo edificio. Cioè voi immaginate che in quegli anni il ponte termico non si sapeva neanche cosa fosse e non veniva minimamente preso in considerazione. Oggi il ponte termico è considerato il male principale degli edifici, cioè la prima cosa che tu vai a fare quando progetti una facciata ipotizzi una sezione di un edificio, la prima cosa da evitare è il cosiddetto ponte termico. Questo era un edificio che in sé, come vedete da questa foto, era un fantastico esempio di ponte termico. Quindi noi cosa abbiamo fatto in fase di concorso? Abbiamo proposto di spostare la facciata tutta all'interno, quindi evitare il ponte termico delle colonne, dell'elemento strutturale perimetrale, e abbiamo incominciato poi a lavorare invece questa facciata con dei pannelli, ottimizzando anche le parti cieche, nel senso che ci siamo accorti che era quasi eccessivamente vetrato, e così è nato pian pianino questo connubio di lamiere piegate forate, che di notte in realtà diventano delle piccole lanternine, non so se avete avuto occasione di vederlo, siete passati di notte da questo edificio, e poi tutto il lato su Via Cavalieri, che anche questo era nato come edificio residenziale e poi era stato trasformato in edificio per uffici. Anche questo abbiamo voluto in qualche modo mantenere quell'aspetto di chiusura che un po' gli apparteneva, lavorando però con un materiale completamente diverso, cioè il vetro retroverniciato, e con questo gioco di doppie finestre, di doppia facciata, in modo tale da creare quasi delle zone di vetro e delle zone invece di sfondato, che in realtà poi all'interno portano grande luce, perché abbiamo questo ritmo di finestre binate che permettono una grande luminosità agli spazi interni. Ecco, questo ve l'ho messo perché è un'altra caratteristica che oggi ci viene chiesta sempre più spesso, cioè gli edifici ormai devono rientrare in qualche modo, nel momento in cui andiamo a fare delle ristrutturazioni è inevitabile non farli rientrare all'interno di categorie
di energetiche. In questo caso, in questo edificio c'è stata richiesta una certificazione LEED, che non so se voi sapete che cos'è, ma diciamo è un processo che permette il controllo, diciamo il controllo costruttivo e dell'evoluzione del progetto sin dalle fasi di cantiere, per raggiungere delle qualità che in qualche modo poi vanno a toccare e ad ottimizzare gli sprechi energetici degli edifici. In questo caso noi abbiamo raggiunto una certificazione Gold con un punteggio molto alto, e quelle che vedete sono tutta la lista degli elementi e dei requisiti che portano a questo punteggio. La cosa interessante, a mio avviso, invece, è questo grafico, cioè è il confronto tra quello che consumava l'edificio allo stato degli anni, diciamo come l'abbiamo trovato, quindi l'edificio da anni 60, a un edificio trasformato in chiave moderna, con una, diciamo, un'attenzione all'aspetto energetico che possa in qualche modo farlo lavorare in modo corretto. Vi faccio vedere le ultime due cose, di cui una probabilmente voi conoscete già, e quindi vado veloce. Questo è un progetto che faccio vedere, anche se a livello scaramantico non avrei dovuto, ma lo faccio lo stesso. È un progetto sul quale stiamo lavorando da quasi un anno e mezzo. In questo momento è un progetto in attesa di finanziamento, che però, diciamo, i segnali sono tutti positivi. È una torre a Luanda City, in Angola. È una torre che dovrebbe diventare un po' il nuovo simbolo per questa città, un po' della rinascita anche di questo paese. L'Angola è un paese in questo momento in grandissima espansione, un paese ricchissimo di materie prime, dove ci sono grossissimi interessi in generale, quindi le costruzioni stanno prendendo piede in modo violento, e il nostro cliente ci ha chiesto di reinterpretare un po' quello che potevano essere dei concetti legati al mondo dell'Africa, al mondo angolano, in un edificio a destinazione mista, nel senso che qua veramente c'è di tutto. Si parte da una zona inferiore commerciale, c'è anche un albergo, ci sono appartamenti, cioè è una torre di 160 metri, quindi ha uno sviluppo in pianta importante. Diciamo che questo progetto dovrebbe in qualche modo far capire come a volte noi ci confrontiamo anche con delle esigenze portate da dei clienti che ti propongono dei brief quantitativi e di superfici ai quali noi non è che ci possiamo opporre. Certamente questo è un edificio che anche a noi ha fatto un po' paura, nel senso che, come vedete, ha una massa, ha una presenza importante, e quindi abbiamo incominciato a domandarci come poterlo disegnare per cercare di rompere un po' questa massa. Quindi questa forma e queste geometrie tendono un po' a snellire in alcune zone l'edificio e a modificare in continuazione la sua percezione nel momento in cui gli giriamo attorno. E poi, come al solito, uno studio legato al sistema delle facciate, che in qualche modo riprende un po' gli studi fatti ad esempio per l'U14. Anche qua il tentativo è quello di andare a lavorare con delle reti stirate all'interno delle vetrocamere, che diventano proprio elemento caratterizzante cromatico dell'intero edificio. Il vantaggio delle reti stirate, come voi sapete, è che se vengono orientate in un certo modo proteggono anche dall'incidenza solare. Di conseguenza, questo sistema cromatico, che all'interno è bianco o grigio e all'esterno è di vari colori, diciamo tendenti al rosso, permette di avere un edificio che in qualche modo incominci a dialogare anche in questo caso col mondo esterno, raccontando anche forse delle cose un po' diverse rispetto a quello che potrebbe essere il semplice, diciamo, utilizzo di un involucro tecnologico. Anche qua, ad esempio, noi abbiamo voluto lavorare con una forma semplice
che non andasse tutto sommato a sradicare quelli che potevano essere delle possibilità costruttive del luogo, anche se ormai in questi posti stanno costruendo i cinesi, e questa era un'ex colonia portoghese, quindi diciamo che c'è una certa qualità architettonica o soprattutto capacità nella costruzione, però in ogni caso non volevamo esagerare nel spingere questo edificio in una visione di un manufatto difficilmente realizzabile. Quindi è una pianta, come vedete, imponente, abbiamo un corpo centrale che è stato molto studiato, che in realtà sviluppa ad ogni piano degli accessi differenti e delle attività differenti. Diciamo che questo è un progetto in stand by, ma che potrebbe in realtà partire da un momento all'altro, e la cosa ci spaventa parecchio. E adesso chiudo con questo, che non so se voi lo conoscete, ma credo di sì, perché è un progetto che ha fatto molto discutere stranamente a Milano soprattutto. È un progetto, è un po' un sogno, è un sogno che è diventato realtà e che adesso continua a viaggiare e che adesso stiamo costruendo a Londra proprio in queste ore, in questi giorni, e che il primo di giugno inizierà la sua avventura a Londra sul Royal Festival Hall, e il 12 giugno il suo clone, perché sono due edifici uguali, identici, inizierà la sua avventura sul Museo d'Arte Moderna di Stoccolma. Che cos'è fondamentalmente questo parassita? Questo è un vero e proprio parassita, è un animaletto che si deposita e si appoggia sugli edifici o in luoghi naturali, è assolutamente autosufficiente, nel senso che è una sorta di scatola plug and play, tu hai soltanto bisogno di arrivare con l'elettricità, ma in realtà anche tutti quelli che sono gli scarichi, immaginate è il funzionamento di una roulotte, quindi non è più né meno che quello, quindi c'hai poi una gestione giornaliera di quelli che sono gli scarichi eventuali se non riesci a trovare nell'edificio quelli corretti. E che cos'è? È un ristorante da 18 posti nel quale il cliente ci ha chiesto appunto di pensare a un edificio che potesse contenere un tavolo da 18 posti, quindi 18 persone che possono mangiare contemporaneamente e che potesse andare in qualsiasi luogo naturale o diciamo artificiale, nel senso appoggiato a delle architetture esistenti. E anche qua noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato a ragionare su un problema serio della prima analisi di progetto, cioè il fatto che, non sapendo dove poteva andare, dove va e dove, come orientato e in che clima può essere posizionato, questo edificio doveva in qualche modo garantire attraverso la sua forma e il suo involucro la massima protezione. Sempre diciamo garantire al massimo quella che era una sorta di protezione soprattutto al sole, diciamo che era l'elemento che ci spaventava di più. Quindi abbiamo incominciato a ragionare sia da un punto di vista della geometria, quindi un'ottimizzazione di questa scatola e di questo contenitore per 18 posti, e poi all'involucro e alla geometria in generale, che potesse anche avere al suo esterno un piccolo spazio prospiciente il tavolo e la sala da pranzo, una cucina che era in diretta comunicazione con la sala da pranzo, e quindi una cucina a vista, perché ricordiamo che alla fine questo, l'attore principale all'interno di questo luogo erano gli chef, che dovevano far da mangiare e raccontare l'avventura in realtà legata al cibo in un luogo straordinario. E in ultima analisi, quindi la geometria si doveva esprimere anche attraverso una pelle che volevamo che in qualche modo potesse trasformare anche le viste dall'interno verso l'esterno in modo molto, molto graduale, cioè non volevamo delle finestre, avevamo capito che tutto sommato la pelle poteva diventare l'elemento altamente rappresentativo di questo edificio. Non ultimo, ci siamo immaginati una cosa in più, cioè un po' di scenografia all'interno di questo luogo. Allora abbiamo detto, ma perché fare soltanto un tavolo
dove tu ti puoi sedere e mangiare. Proviamo a capire quale può essere, anche nell'idea di una serata, cosa può succedere con il tavolo. E quindi il tavolo, quando tu arrivi al Cube, non c'è, è appeso sul tetto, apparecchiato. E quindi molta gente, quando arrivava qua a Milano, ma diceva anche un po' stizzita, ma e quindi cosa succede? E poi di colpo, con un telecomando, il tavolo cala, si mette in posizione velocissimamente, apparecchiato, si appoggiano le 18 seggiole, quindi questo processo di passaggio da uno stato del luogo d'accoglienza totale a uno stato invece di luogo del quale si incomincia a mangiare, in quel momento lo chef incomincia il suo show e in diretta prepara da mangiare. Questo progetto, devo dire, sta facendo molto parlare, e anche noi siamo rimasti molto sorpresi fino ad oggi, perché non avremmo mai pensato che un'architettura tutto sommato piccola, qua stiamo parlando di 140 metri quadri, cioè un edificio che non è che sviluppa rispetto alla Saleva, parlo 33.000 metri quadri, qua stiamo parlando di 140 metri quadri di superficie, eppure questo oggettino, questo parassita, evidentemente un grado di affascina molto, diciamo, ha sicuramente quest'idea, l'idea legata al cibo, l'idea del fatto di andare a conquistare un luogo straordinario, ti permette di sognare forse un po' di più di quello che noi facciamo normalmente con le architetture e quali siamo abituati a vedere. Però è anche vero che a Milano, se qualcuno di voi aveva assistito alle fasi della costruzione del Cube, se vi ricordate, era proprio di fianco alla galleria, in una posizione assolutamente straordinaria. Marco La Vista è venuto, l'abbiamo visitato insieme, e era veramente un punto di Milano favoloso. A Milano la difficoltà è stata sicuramente quella costruttiva, oltre a quella amministrativa, diciamo, di organizzazione, di relazione col comune, che però alla fine è andato tutto bene. Quindi noi avevamo accesso soltanto notturno alla Piazza del Duomo, e purtroppo potevamo arrivarci soltanto da Piazza del Duomo, e quindi avevamo individuato questa gru, ce ne sono soltanto due in tutta Europa, due o tre, è una gru che va quasi a 50 metri d'altezza con un braccio, guardate questa dimensione, io, tutte le volte che andavamo in cantiere, io a un certo punto non riuscivo più ad andare in cantiere, i primi giorni ritornavo a casa con una tale ansia che non riuscivo più a dormire, perché veramente avevi la sensazione che stessimo facendo una follia, e effettivamente un po' una follia lo era. E poi, una volta costruito e messo in piedi la struttura, quindi immaginate solo cantiere notturno, esplosa la polemica, perché durante il cantiere pensavano che stessimo facendo l'abuso edilizio sul tetto in Piazza del Duomo, quindi giornali che scrivono, un delirio. Per fortuna la polemica si è presto smorzata quando hanno capito che era, cioè c'è stato un po' più di comunicazione, quindi si è comunicato che questo era un ristorante che durava 6 mesi, che tutto sommato non faceva male a nessuno. Certamente il Cube da Piazza Duomo era una presenza altamente visibile, cioè non era questa roba qua. Se voi vi ricordate, se l'avete visto, quando arrivavi in Piazza del Duomo, alzavi lo sguardo e avevi voglia di guardare verso l'alto, non potevi non vederlo, insomma. Però devo dire, poi da su, questo luogo che siamo andati a conquistare, che abbiamo trovato un po' faticosamente, perché a un certo punto doveva andare quasi, siamo andati molto vicini a posizionarlo sulla scala. Poi purtroppo il processo si è fermato, ma devo dire, forse per fortuna, perché invece poi abbiamo trovato questa terrazza in un edificio che era completamente abbandonato delle Generali, che era però ancora funzionante, quindi avevamo l'ascensore, avevamo tutto il processo che poteva portare le persone in quel luogo. Voi capite che, come vedete da queste foto, devo dire, la posizione era veramente straordinaria, cioè eri a una quota perfetta per quanto riguarda Milano per scavalcare completamente i tetti, ma in realtà avevi le emergenze, quelle importanti, le avevi tu davanti e attorno a te. E la vista era a 360 gradi, e devo dire che effettivamente
in questa location il Cube ha espresso, credo, il massimo di sé, perché veramente quello che era il brief iniziale di progetto, cioè di riuscire a, attraverso un'architettura ad andare a conquistare in modo strano dei luoghi, direi che con Milano per ora ce l'abbiamo fatto. Adesso vedremo Londra e Stoccolma. Io ve l'ho messo per ultimo perché per me e per noi, credo, questo progetto rappresenta un po' un'avventura coraggiosa che però deve essere anche un po' uno stimolo a tutti, e qua mi ricollego all'inizio, al fatto che noi queste visioni che abbiamo bisogna anche crederci. Noi forse ci abbiamo creduto molte volte, e credo che tutte le volte che ormai facciamo un progetto ci crediamo, e il Cube ha rappresentato una visione veramente che ha visto poi una sua concretizzazione e che tutto sommato ci continua a far sognare, e spero che ci faccia sognare ancora per un po', e un po' di un buon augurio, buon auspicio a tutti voi. Grazie.